Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica in cui andremo a parlare di uno degli argomenti più avvincenti in generale della matematica. Si tratta della scomposizione o della fattorizzazione di numeri in numeri primi. Un noto teorema della matematica, in generale in matematica, ogni numero è scomponibile seguendo questa forma, cioè è riscrivibile come la moltiplicazione di potenze che hanno per base dei numeri primi. Quindi in questo caso, ad esempio, P1 che è un numero primo elevato alla n1 che è un numero naturale per P2 che è un altro numero primo moltiplicato ad un altro numero naturale e così via. Ad esempio, seguendo questa regola di scomposizione, si può riscrivere ad esempio il numero 6 come 2 che moltiplica 3. In realtà 2 per 3 altro non sarebbe che 2 alla prima per 3 alla prima. Oppure il numero 10 può essere scritto come 2 per 5, ovvero come 2 elevato alla prima per 5 elevato alla prima. Oppure il 60 a sua volta può essere scritto come un 2 alla seconda per 3 per 5. Lo stesso numero 100 può essere scritto come 2 alla seconda per 5 alla seconda. O addirittura il 1200 può essere scritto come 2 alla quarta per 3 per 5. Ma come facciamo a giungere a questi risultati, ma soprattutto che cose sono? Cosa sono i numeri primi? Uno degli argomenti veramente più avvincenti della storia della matematica sono proprio i numeri primi. I numeri primi sono quei numeri che possono essere divisi soltanto per se stessi o per uno. Ovvero, mi spiego meglio. Ad esempio, prendiamo il numero 6. Se noi prendiamo il numero 6, che può essere scritto ad esempio in questo modo, come 2 per 3. Ora, come possiamo andare a concepire il numero 6? Ad esempio, il numero 6 potrebbe essere concepito utilizzando 6 pallini. 6 pallini potrebbero essere, appunto, potrebbero rappresentare il nostro numero 6. Il fatto che il 6 non sia un numero primo lo si capisce dal fatto che noi possiamo andare a identificare questi 6 pallini, ovvero ricostruire questi 6 pallini come un rettangolo, cioè se noi lo scriviamo come un 2 per 3, è come se no, noi avessimo due file da tre elementi. Quindi sulla prima fila ci mettiamo tre elementi, sulla seconda fila ci mettiamo tre elementi. Quindi abbiamo riscritto praticamente il nostro numero come un rettangolo di numeri, cioè due unità per tre unità. A questo punto, ecco, facciamo un po' di spazio, scusate un po'. A questo punto, se noi invece andiamo a prendere numeri del calibro di, adesso facciamo qui un elenco, ad esempio, se noi andiamo a prendere numeri come il 2, il 3, il 5, il 7, l'11, il 13, e potremo continuare anche con il 19, con il 29, con il 31, con il 37, noteremo che questi numeri non possono essere disposti come un prodotto di altri numeri. Cioè, prendiamo ad esempio il numero 3. Il numero 3 è un numero che ha anche una storia particolare all'interno della religione, quindi questi numeri primi in realtà sono diventati anche dei numeri magici in certe religioni. Comunque i primi numeri sono sempre abbastanza importanti. Se noi prendiamo il numero 3 e che possiamo immaginare come tre puntini, non possiamo disporre questi tre puntini come il prodotto di qualche puntino. Quindi il 3 è un numero primo. La stessa cosa che vale per il numero 3 vale in generale anche per gli altri numeri che ho elencato: il 2, il 3, il 5, il 7, l'11, il 13. Il 19, il 29, il 31, possiamo trovare un'infinità di numeri primi. Questo, ripeto, è uno degli argomenti più avvincenti, più sconvolgenti dell'intera matematica e nessun matematico tra i grandi famosi che noi conosciamo è riuscito ancora a carpire il segreto di questi numeri primi. Secondo me, secondo il mio punto di vista, quando si arriverà al segreto dei numeri primi, si arriverà in qualche modo anche al segreto della vita, però insomma, sono affermazioni troppo forti. Ora, noi abbiamo detto, ad esempio, il 6 è un 2 per 3, il 10 è un 2 per 5. Diciamo che queste cose riusciamo a trarle semplicemente anche dalle tabelline. Però, ad esempio, se consideriamo il 60, come arriviamo alla scomposizione del 60? Il metodo che noi generalmente applichiamo per scomporre un numero è il seguente. Quindi il 60
tiriamo una linea verticale, 60 è certamente divisibile per 2. Quindi se lo dividiamo per 2, la metà di 60 troveremo che è 30. Il 30 anche lui è un numero pari, quindi è divisibile ancora per 2. E la metà di 30 chiaramente è pari a 15. Il 15 è divisibile per 3, insomma 3 per 5 fa 15, 5 per 3 fa 15, quindi se lo dividiamo per 3 otteniamo 5. Il 5 rientra all'interno della categoria dei numeri primi, quindi divisibile solo per se stesso per 1, e otteniamo alla fine 1. Vedete che in questo caso qui abbiamo i numeri che fattorizzano il nostro 60. Cioè se noi andiamo a scrivere 2 per 2 per 3 per 5, otteniamo la fattorizzazione del 60. Ora, scrivere 2 per 2 è come scrivere una moltiplicazione in cui l'elemento 2 si ripete due volte. Quindi potremmo anche scrivere come 2 elevato alla seconda per 3, che si ripete una sola volta all'interno della moltiplicazione. Quindi possiamo anche scrivere 3 elevato alla prima per 5 elevato alla prima. Questa sarebbe la fattorizzazione del nostro 60. Il problema è, una volta che noi abbiamo l'insieme dei nostri numeri primi, cioè l'insieme di quei numeri che sono divisibili soltanto per se stessi o per 1, e una volta che ci troviamo di fronte ad un numero, come facciamo a sapere se questo numero è divisibile per 2, divisibile per 3, per 5, per 7, per 11, puntini puntini? Serviranno appunto dei trucchetti, dei ragionamenti per capire in anticipo se quel numero ha la caratteristica di essere divisibile per quest'altro numero. Scopriremo questa cosa nella prossima lezione e mi raccomando, se tu stai preparando il tuo esame di matematica, ti invito a scoprire il sito andrealmatematico.it, un sito in cui troverai tantissimi corsi di matematica che partono dalle basi fino ai livelli più avanzati, quindi se stai studiando economia o ingegneria e devi preparare l'esame di matematica, assolutamente vai a visitare i videocorsi. Se stai studiando economia, ci sono corsi di matematica finanziaria, finanza statistica e di microeconomia. Ciao a tutti, ci vediamo nella prossima lezione dove cercheremo di capire i trucchi per capire se una quantità è divisibile per 2, per 3, per 5, per 11 e così via. Ciao a tutti dal vostro Andrea il Matematico.